la squadra della capitale, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia! Tutti insieme nello stadio, esplosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci con Rino Tommasi, buongiorno Rino. Buongiorno Marcello. Eccoci con Carlo Lazzotti, Carlo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Evviva Carlo Zampa, buongiorno Carletto. Buongiorno Marcello, buongiorno Flavio, buongiorno a Carlo. Tutti. Rino, voglio cominciare con te e con la Lazio. Dunque, siccome Giordano è una persona che mi sta molto a cuore, nel senso che... è una bella persona, Bruno Giordano, ma io credo che sia anche un valente allenatore, molto sfortunato, devo dire. Io l'ho seguito nelle sue avventure, anche quella di Messina, con Massimo Piched, eccetera, eccetera. Potrebbe avere un'effettiva chance lui per essere poi l'allenatore della Lazio, e se no perché, Rino, a tuo modo di vedere? Ma perché Giordano, insieme a tutto il suo talento, si porta dietro una certa quota di, non dico inaffidabilità, quello dici. Che vuoi, ecco. Sì. Che quindi, cioè, ripeto, tutti gli riconoscono, ripeto, oltre al talento, probabilmente anche le potenziali capacità di allenare. Sì. Ecco, però non ha forse quella credibilità che ci vuole, o che tu stai dicendo, bisogno, forse, tu stai dicendo quello che di Berlusconi ha detto di Alfano, gli manca il quid. Più o meno questo è in sostanza. Beh, meglio Giordano di Alfano. Hai voglia? ma insomma... Quindi ho capito il tuo pensiero nel merito. Questo penso, mettendomi un po' al posto degli altri, la cosa che in questo momento mi incuriosisce è come ci sia tutta l'Italia calcistica che faccia il tifo perché Zeman rimanga al Pescara. Sì, sì. Perché è un'avventura. Non toglieteci questa possibilità di vedere il Pescara anche in Serie A. Con Zeman, perché è la poesia del calcio, quella che tutti poi abbiamo nel cuore. E questa qualità gliela riconoscono, credo, in linea generale, al di là delle squadre che possono essere interessate, cioè tutti quanti vorrebbero che Zeman rimanesse a Pescara. Sai perché questa poesia ha molta possibilità di essere ancora ascoltata, Rino? Perché tutti hanno paura a prendere Zeman, in quanto dicono comunque gli arbitri 4-5 partite ce le piombano con Zeman in panchina. Oppure 4-5 gol ce li fanno. Oppure 4-5 gol ce li fanno, ecco, appunto, la visione del Saba è questa. Dunque, per quanto riguarda invece la Roma, oggi il Corriere dello Sport racconta, a suo modo di dire ovviamente, la verità su Montella. Ci racconta che l'incontro c'è stato, ma l'accordo no. E insomma, sembra che Montella non sia così poi, come dire, accondiscendente a sedere sulla panchina della Roma alle condizioni della società stessa, perché insomma si impunta sul suo ingaggio, sembra che ci siano anche mancati accordi economici per lo staff che lui ci porterebbe dietro, insomma, tutti gli argomenti che poi abbiamo accennato ieri. E credo che Montella, tutto sommato, dice: non mi potete far pagare la possibilità di tornare, di allenare la Roma, ecco. Ah, vabbè, comunque insomma, sentiamo un po' Carlo Lazzotti, tuo pensiero in merito. Ma io continuo a dire, l'ipotesi di Montella non mi fa impazzire, ma per una semplice ragione, perché sarebbe un po' come se fosse rimasto Luis Enrique. Alla terza partita, secondo me, che le cose non vanno particolarmente bene, verrebbe impallinato. Ma lo dico perché, se andiamo a vedere tutti quanti i sondaggi dei vari siti, ne sto guardando in questi giorni, insomma, Montella è sempre l'ultimo della lista, dopo Zeman, dopo Villas-Boas. Addirittura c'è gente che vorrebbe il ritorno di Capello davanti a quello di Montella, quindi è evidente che lui sarebbe troppo esposto alla critica. La Roma avrebbe sempre preso l'allenatore che è arrivato undicesimo in campionato, che ha preso la squadra da Ranieri, che era al sesto posto, e l'ha lasciata alla fine del campionato al sesto posto. Io ho l'impressione che in questo modo, prendendo Montella, il famoso famigerato ormai per qualcuno progetto della dirigenza subirebbe uno stop, perché non c'è un nome esotico, non c'è un progetto di gioco. Tralasciando poi come gioca la squadra di Montella, perché il Catania Montella comunque è stata una bella formazione in questa stagione. Però io ho sinceramente timore
se dovesse arrivare Montella per quanto riguarda l'avventura della Roma nel prossimo anno. Carlo Zampa. Ma insomma, a me è evidente che non c'è un'idea ben precisa, quantomeno per quello che riguarda proprio Vincenzo Montella, perché insomma, se la Roma avesse forse puntare direttamente su di lui l'avrebbe... Aspetta, fatto. Carlo, forse verte sotto altri termini la vicenda. Allora, su Montella invece l'idea precisa come scelta c'è. Qui mi sembra che stiano venendo fuori problemi di carattere economico per quanto riguarda l'ingaggio, di condizioni di Montella per quanto riguarda il suo staff. Cioè, è normale che lui, che lui abbia il suo staff, insomma. Cioè, uno staff del preparatore dice, che penso che poi sono quelli che lui si è portato giù, si è portato giù a Catania. Io non credo sinceramente che abbia così uno staff di 10 persone. Cioè, Luis Enrique si è portato dietro tutti, si è portato dietro da Llorente a Moreno, si è portato dietro un sacco di gente, rispetto a quelli sono molti di meno quelli che sicuramente verrebbero con Vincenzo Montella. E tra l'altro, perché è sempre la questione che è più che praticamente un mese oggi che la Roma sa che ufficialmente non ha più l'allenatore Luis Enrique come allenatore, e in un mese tu non sai che le richieste comunque di Montella sono quelle? Cioè, non puoi, quello dello staff non dell'allenatore è un problema moderno, nel senso che una volta quando si parlava dell'allenatore si parlava diverso, dell'allenatore e basta. Faceva tutto l'allenatore, la preparazione la faceva adesso lo spostamento di un allenatore comporta lo spostamento di 7-8 persone. Però dobbiamo anche dire, Rino, Carlo, Lazzotti e Carlo, che è un altro calcio rispetto a prima. Noi normale. Quando giochi ogni tre giorni, metti che tu faccia... Sono altri ritmi, hai insomma, capito? L'abbiamo fatto diventare noi un po' un altro calcio, eh? C'è anche una cosa da dire riguardo agli allenatori italiani, tra l'altro, perché si fa presto a creare gli eroi, a mettere sul piedistallo poi i tecnici. Se andiamo indietro nel tempo, ma giusto di un anno e un paio di mesi, ma chi è Montella allenatore? Montella allenatore è uno che sta ai giovanissimi della Roma. Se andiamo indietro di un anno e due mesi, chi è Stramaccioni allenatore? È uno che sta negli allievi della Roma. Cioè, alla fine si fa presto il nostro calcio a creare poi questi miti straordinari. Lo stesso Villas-Boas, io lo voglio vedere alla prova del fuoco in un campionato importante, che poi possa essere quello italiano o quello inglese, con una prova d'appello, perché Valencia ha già fallito ovviamente, o quello spagnolo. Perché è vero che Villas-Boas... tra Montella e Villas-Boas non ci penserei un secondo, ecco, personalmente. Poi a favore di chi, che ci deve essere un'altra alternativa. Senti, Carlo Zampa, ti voglio chiedere questo. Siccome leggo che per esempio Montella vorrebbe incidere anche sul mercato, vale a dire, in parole povere, mi dovete comprare i giocatori che vi indico io. E insomma, questo poi contrasta con quelli che invece sono i modus operandi. A proposito, apre e chiudo una parentesi. Ma tu sai che c'hai proprio ragione te per quanto riguarda Branca, Carlo? Questo adesso sta rompendo le scatole anche al Parma con Borini. Ma te l'ho detto, lui non capisce niente di pallone, non sa proprio niente. Lui vede quello che fa la Roma e Sabatini in modo particolare e poi va. Guarda che quella che sembrava una nostra boutade, alla prova dei fatti, sta diventando veramente una realtà, perché il fatto che sta su Borini e che chiaramente abbia interpellato il Parma lo conferma, voglio dire, sì, no? Sì, sono d'accordo. Quindi, dicevi, Carlo, della volontà di Montella di fare mercato anche. Sì, no, ti dicevo, dico, è normale questo, ma perché se viene Villas-Boas, pensi che Villas-Boas... rimetterebbe tutto quanto nelle mani dei dirigenti anche la campagna acquisti, cioè senza comunque dare delle indicazioni. Cioè, capisci, è questo che un po' contrasta. Allora, dico, può essere un problema economico di ingaggio di Vincenzo Montella quando poi, se è vero, però questo ci credo, perché Villas-Boas è stato anche un obiettivo dello scorso anno. Dico, se è vero che la Roma punta anche su Villas-Boas, Villas-Boas è uno che ti richiede dei soldi e comunque sei costretto a spenderne tanti per prenderlo, a maggior ragione proprio per quello che riguarda tutto lo staff. Allora, se quello non può essere un problema economico, però per esempio è un problema la richiesta di giocatore. Un allenatore si preoccupi anche di avere a disposizione qualche giocatore, ecco. Però vedi, Rino, io ti faccio un altro esempio: un allenatore di comprovata capacità, Allegri,
quest'anno si adeguerà a tutto quello che il Milan ha già deciso, che è un'annata di transizione, che è un'annata di ridimensionamento. Galliani ha già annunciato che non riscatterà né Aquilani né Maxi Lopez, ha annunciato che gli acquisti sono quelli di Acerbi e quant'altro, e Allegri ci sta. Allegri non è l'ultimo arrivato, Rino. Allegri è tutt'altro. Quindi voglio dire, mi sembrano degli atteggiamenti, non lo so, ci ragioniamo ancora un attimo dopo la pausa. Radio Città, il programma della capitale.